Ormai è ufficiale, quasi fine maggio, no, quasi, è fine maggio, fra poco è il 1º giugno, fa caldo, eh sì, ormai fa caldo, mezze maniche, bermuda, pantaloncini, cose così, ormai se more, oggi giornata impegnativa, 4 film, in realtà ne escono 6, uno lo vedrò, cioè The Penitent, domenica, mentre i 4... Ora, questo è il primo dei 4, dopo vi dico gli altri. Il sesto, che è una serie TV, perché è una parte 1 con l'Agolino. Forse la fanno su Rai Play. E 3 ore stare qua al cinema per vedere sta parte. No, 2 ore e 20 non mi va. Quindi, vabbè, detto questo. Vi parlo di IQ, come avete visto in copertina, primo film dei 4, oltre a L'esorcista ultimo atto, Me contro te e Vincent deve morire, quindi tutti in fila. Devo dire che non è male, nel senso che ci ho visto tanto il mix buono in realtà fra Slam Dunk e Holly e Benji. Cioè, in che senso? Che ci sono dinamiche che mi ricordano tanto Slam Dunk e altre Holly e Benji per la messa in scena soprattutto. Ma nel complesso un film godibile, 85 minuti. Uno può dirmi, ma è tratto da una serie anime manga molto famosa, che sta anche su Netflix, mi pare. Posso vederlo senza saper niente? Sì, nel senso non è The First Slam Dunk dell'anno scorso, no? Che è molto legato essenzialmente all'ultima partita dello Shoku. Qua invece si può vedere anche senza conoscere tantissimo la storia, visto che i personaggi sono presentati, quindi è essenzialmente questo. Prima di andare avanti, vi invito a iscrivervi, a supportarmi con una iscrizioncina, puntiamo a 1400 iscritti, abbonatevi se vi va, condividete, commentate, fatemi sapere se siete interessati. Ah, e dico subito che è imperdibile per chi conosce l'anime e il manga, perché sembra interessante per loro, tanti riferimenti che io magari non ho colto, ma ho capito quello di cui si stava parlando e ci sono anche dei punti positivi, ora ci andiamo. Quindi iscrivetevi al canale per questi contenuti, va bene? Dico solo questo, che sul canale di Cinefrank facciamo Cinefolio, un format dove ogni giorno parliamo di notizie, quindi è interessante per questo. Allora, IQ di che parla? Di due squadre, penso liceali, si presume, ok? E uno sono Nekoma, Neko vuol dire gatto, infatti sono detti i gatti, e l'altro non mi viene... I corvi in italiano, Kuroba qualcosa, vabbè, legata al nero come anche termine. Comunque, sono queste due squadre che si affrontano in questo torneo, non c'è capito, vabbè, ma non è così importante. E ci sono due, diciamo, protagonisti che si fronteggiano. Uno è lo Shinji, un po' lo Shinji Ikari di questo gruppo. Quelli dei Nekoma, cioè il biondo, quello bassino che fa l'alzatore, che è la mente. Quindi dico che è un po' Shinji perché è tutto depressone così, emo, fa no, ma il senso della vita, qual è il senso della vita? No, io non voglio giocare, non voglio sudare. Fa ridere, anche se è un personaggio che in realtà evolve nel corso della vicenda, però mi ha fatto ridere all'inizio, sembrava proprio Shinji, no? Quando deve salire sull'Eva, un po' questo. D'altra parte, nei corvi lì, come si chiamano, c'è Sakuragi dei poveri di Slam Dunk, o Sakuragi all'italiana, cioè il tipo super tosto, no? Super energico che urla, sbraita, fa, io sono il più forte! E in realtà hai imparato da poco a giocare, quindi è un po' questo. E ci sono questi due scontri fra queste due squadre. Allora, quello che ho apprezzato prima, sicuramente l'animazione è buona, buon livello, si lascia guardare, il montaggio è svelto. Mi è piaciuto il fatto che, non sapendo niente di pallavolo, abbia capito qualcosa. Nel senso, mi spiego, non è ai livelli di Slam Dunk, adesso ci arriviamo, ma è importante che se io non conosco un gioco, quello che vedo mi spinga a amarlo, no? Io con il basket è stato così, non conoscevo niente oltre il treno che passa, non conoscevo niente del basket, ancora adesso non so granché, però qualche partita la guardo perché mi sono innamorato di Slam Dunk, e poi andiamo poi su questo anime, nel senso che Slam Dunk aveva una grande forza, che è un po' come in qua,
come quasi, vabbè, come qua, nel senso che ti spiega il gioco, le regole, ti fa apprezzare anche le minuzie, ma ti presenta dei bei personaggi, quindi un gioco corale, ma che mette al centro ogni personaggio, ok? In Slam Dunk è straordinario il gioco, vabbè, forse ne parlerò perché ho letto anche il manga. In questo, sulla pallavolo, si cerca di fare questa cosa, perché oltre i due protagonisti delle due squadre ci sono anche gli altri comprimari che vengono scavati. Quindi è interessante come si conosca un po' la pallavolo. Si parla dell'alzatore che però ha fatto la finta consapevole che l'avversario avrebbe potuto con lo schiacciatore. Quindi un po' ti coinvolge, devo dire la verità, e questo è positivo perché ti fa appassionare, sennò sarebbe stata una cosa per super tecnici della pallavolo e due palle così, cioè essenzialmente. Invece qua i personaggi funzionano anche se non sono bellissimi e straordinari, quindi non hanno l'intensità di quelli di Slam Dunk, ma la struttura è quella. Due squadre, poi i grandi valori dell'amicizia, dello sport, quindi si insegnano dei valori molto positivi, questo funziona, quindi animazione. Funziona, personaggi ci siamo anche se non sono straordinari. Il gioco della pallavolo si capisce anche per chi non ne sa niente, è di intrattenimento. La regia è anche semi positiva, nel senso che tenta tanti approcci diversi. C'è uno che sta giocando a basket proprio in questo momento per scassarmi la minchia e fare tum tum con la palla, giustamente. Dicevo, la regia si osa. Osa perché è tutto molto dinamico, questo lo apprezzo, ma ogni tanto mi è sembrato un po' come sul finale dove c'è un POV, mi sembra che sia andato un po' a caso, nel senso che per un po' ha fatto uno stile frenetico, ma non troppo frenetico della partita di pallavolo, e poi andiamo su Ole e Benji, d'altro un po' meno frenetico, poi va sul POV, poi cambia, come per dire, le ho provate tutte. Ci prendo e quindi la regia è semi promossa, vogliamo dire così. Ok, ci vuoi dire perché il vento? C'è il rischio che poi non si senta, perché in una recensione di tempo fa c'era questo problema, quindi faccio così. E il difetto, i difetti, non mi è piaciuta la parte dei flashbacconi, nel senso che 85 minuti la partita poteva essere anche più intensa, perché c'è l'impressione che contino di più le scene che il risultato del tabellone. Cioè, mi spiego. Si mostrano dei passaggi, insomma, dei punti che vengono fatti dalle due squadre con i personaggi e tutte le storie. E supponiamo siamo 2 a 1 per i gatti, Nekoma, ok? Vediamo scene, poi è 9 a 7 per gli altri. Ora, questo cosa vuol dire? Che a differenza di uno Slam Dunk non funziona, cioè lì è proprio punto a punto, è un'altra cosa, molto più coinvolgente. Quindi sembra quasi che il punteggio sia una scusa, un pretesto per parlare di pallavolo, per mostrare queste scene fighe. Quindi questo è un po'. E per arrivare ai 90 minuti circa ci hanno messo dei flashbacconi che io presumo della serie. No, l'ho visto, però in tutta la seconda parte, flashbacconi su flashbacconi, perché ti devono ripresentare meglio i rapporti fra i personaggi. Insomma, è vero che non ho visto la serie tutta, però anche per i fan mi sembra un po' una trovata alla No Way Home, cioè sento una roba per il cameo del cameo, non so se sia così interessante. Altro difettino, il fatto che la partita non è chiara come prosegua. Sì, mostrano il tabellone, spesse volte quindi tu capisci chi vince e chi perde nei momenti più importanti, eccetera, però non è che la partita ti coinvolga tantissimo. Questi sono, quindi in chiusura, secondo me per i fan è un film imperdibile essenzialmente, perché se sei fan comunque funziona. Per gli altri è un film guardabile, a prescindere, magari lo andate a vedere, vi convince e vi guardate la serie. A me non mi ha dato tantissimo perché, a differenza di uno Slam Dunk, hanno parlato di Ole e Benji, ora ci vado, di uno Slam Dunk che davvero ti fa entrare nella vicenda. Uno dice, beh, però la serie, no, ma anche nei film, questa è un'altra roba, sicuramente la serie è più completa e ti fa entrare meglio, però questi personaggi non è che sono indimenticabili, non mi paiono indimenticabili, sufficienti ma non indimenticabili. La regia è un po' alla Ollie e Benji perché è tutto sopra le righe da far schifo, no?
quindi c'è la schiacciata a 20 metri, no, vabbè, 20 metri no, 5 metri d'altezza con rallenti alla Holly e Benji, non so se ci siamo capiti, quindi è un po' farlocco, ecco. Infatti mi ha fatto ridere, c'è una scena dove si inquadra quello che succede sul campo di pallavolo da una sorta di telecamera, quindi non dall'interno dei giocatori, e vedi, fa ridere perché c'è sta scenetta dove loro fanno alzate di 15 metri, gente che in slow motion, wow, così, no? E poi c'è la ripresa tipo parodia dove la palla fa indietro e avanti, quindi come per dire che è tutta la messa in scena che rende grandiosa la partita, un po' come Holly e Benji, dove il tiro della tigre, poi in realtà è un tiro da fuori area, magari, ecco, questo essenzialmente. Può essere un difetto? Non lo so. Decidete voi. Bella ragazzi, iscrivetevi e adesso aspettiamo. Vincent deve morire delle 6. Ciao.